ripeti in qualche modo lo stesso movimento e non garantisci l'intera filiera tecnica, ma ti occupi di un pezzettino. E anche per questo gli atti tecnici per tecnologia sono tendenzialmente anonimi e spersonalizzanti, mentre l'atto tecnico artigianale, cioè il prodotto, il pane, il vino artigianale, il prodotto del fabbro, riportano la persona del fabbro, cioè è tutta là dentro. Adesso nessuno è responsabile di un certo prodotto. Homo Comfort è un'umanità che si afferma negli ultimi secoli, in particolare negli ultimi decenni, caratterizzata da una forte discontinuità da un punto di vista tecnologico rispetto alle umanità precedenti, che sono diversificate, ma nell'età contemporanea si vede un rapporto diverso con la tecnica. E una delle caratteristiche di questa diversità è proprio l'approccio rispetto alla comodità. La tecnologia, l'ipertecnologia generalizzata ha permesso vite comode, che sono piacevoli a diversi punti di vista, ma hanno anche una serie di ripercussioni, di conseguenze che andrebbero analizzate meglio, tra cui l'autonomia tecnica del tessuto sociale rispetto alle multinazionali, ai governi, cioè quanto riusciamo a fare con le nostre mani e quanto invece siamo dipendenti da servizi e materiali che vengono da altre parti. Pubblico con Eleutera fondamentalmente che sono creati dei rapporti personali con la redazione dell'Eleutera che mi fanno sentire a mio agio, mi fanno sentire supportato nel mio lavoro e mi fanno sentire anche che quello che faccio ha una valenza politica e mi permettono di esprimerla appieno senza censure. E riconosco una affinità di intenti tra quello che penso io e quello che vedo nella casa editrice. E quindi ho pubblicato e penso che continuerò a pubblicare per l'Eutra, se mi prendono.